Esposta al carcere borbonico di Avellino la mostra collettiva dedicata a Pinocchio, curioso ficcanaso nelle opere d'arte contemporanee più conosciute. Il progetto, nato dalla collaborazione di tre scuole primarie, di tre istituti comprensivi, ICI di Serino, di Mano Calzati e di Aiello del Sabato. Nasce in arte, così è il nome di questa mostra collettiva, in cui i bambini e le bambine delle scuole primarie di Cesinali, Santa Lucia di Serino e San Potito si sono uniti e hanno creato la meraviglia. E perché Pinocchio ha avuto un'idea un po' bislacca, scanzonata come il protagonista, ha ficcato il naso nelle opere di autori più o meno famosi italiani ed internazionali e quindi ha preso il posto dei protagonisti artistici. Questa idea è nata da un gruppo di insegnanti che hanno ritenuto opportuno far divertire gli alunni con i loro disegni, le loro rappresentazioni, soprattutto in seguito a questo brutto periodo che stiamo vivendo, la guerra, ed è proprio questo che abbiamo voluto far vivere ai bambini, inserire Pinocchio in un'opera come Guernica, che rappresenta appunto la guerra, proprio per inneggiare alla pace. Il fondatore di questo Still I Rise è Niccolò Govoni, candidato al premio Nobel per la pace, ed è un ragazzo che ha lasciato l'Italia per andare nel mondo a costruire scuole per i bambini profughi, proprio nei campi profughi, ed abbiamo fatto una raccolta fondi per Still I Rise. I bambini che hanno partecipato a questo progetto lo hanno accettato con molto entusiasmo, anche perché per loro magari era la prima volta che leggevano quest'opera, tutti la conoscono, poi alla fine non tutti l'hanno letta, l'hanno accolta sia nel significato, sono riusciti a capire i messaggi, le morali che Pinocchio voleva lasciare, e hanno capito anche come trattare un testo, nel senso che hanno trattato il testo di Pinocchio come un canovaccio.